Benvenuti in Se tu sapessi, il podcast della Compagnia di Monsanto. La storia della Compagnia di Monsanto. Il paese di Monsanto ha sempre avuto la passione per le commedie in vernacolo fiorentino. Dai bambini per gli spettacoli di Natale, agli adulti per le rappresentazioni più impegnative, le generazioni si sono rincorse e continuamente rinnovate, mantenendo sempre teso quel filo che ha permesso alle varie compagnie nate in questi anni di divertirsi e di far divertire. Fin dagli anni 30 a Monsanto, i giovani adolescenti insieme a Auretta e Graziella si cimentavano in recite e numeri di rivista. Non poteva certo mancare il Bruscello, una rappresentazione cantata in ottava rima, con un accompagnamento musicale basato sulla ripetizione di semplici motivetti, su cui gli attori improvvisavano i testi evidenziando particolari situazioni della vita di tutti i giorni o dei fatti di cronaca. Anni 40. Gli anni 40 sono segnati dalla Seconda Guerra Mondiale. In questi tempi pesanti ed economicamente difficili, la musica diventa la fonte di speranza e simbolo di libertà per tante persone. È l'epoca di Glenn Miller, Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong e Doris Day. In Italia sono in voga Beniamino Gigli e il Trio Lescano e Alberto Rabagliati ci regala Ba, ba, baciami piccina. A Monsanto, nel 1945, dopo la fine della guerra, le cose migliorarono velocemente e due sorelle, Edda e Lina, insieme al parroco Don Virgilio, pensarono di mettere su una compagnia teatrale, la Filodrammatica. Chiamarono un gruppo di ragazze, le quali furono subito felici di questa bella iniziativa. Lina era la regista, mentre Edda, che era molto più giovane, faceva parte del gruppo delle attrici. Il parroco dette davvero tutto se stesso per preparare una bella sala accogliente, però purtroppo non c'erano molti soldi. Costruire il palco, allora, pensò di farsi regalare il legno dalla Marchesa Strozzi. Pensò lui stesso all'impianto elettrico e fece venire un pittore, tale Torquato da Poggibonsi, per un po' di giorni a dipingere le scene. E per risparmiare lo ospitò in casa sua, finché non ebbe terminato il lavoro. Finalmente, nel mese di marzo del 46, montato anche il sipario, tutto era pronto e fu messo in scena il primo spettacolo teatrale. Il titolo della prima commedia fu L'intrusa. Fu un grande successo e una grande soddisfazione per gli spettatori, per le attrici e per chi le aveva aiutate. La compagnia era formata da sole donne e, visto il successo, fu messa in scena un'altra commedia dal titolo La vendetta della zingara. Nel mese di ottobre del 46, Don Virgilio fu trasferito in un altro paese e arrivarono a Monsanto Don Ugo e la sorella Teresa, che continuò l'attività teatrale e che faceva anche la maestra elementare. La prima commedia nel 1947 fu Il ritratto della madre. Seguirono poi Ragazze Novecento nel 48 con Gina, Oretta, Gemma, Elide, Sidonia, Liliana, Marisa e successivamente Il Gastigamatti, commedia in quattro atti che comprendeva anche ruoli maschili, per cui alcune donne si vestirono da uomini, Oretta nella parte di Michele e Marisa in quella di Gastone, mentre Gina interpretava Bianchina. Ma tutti gli spettatori hanno impresso nella loro memoria Edda nel ruolo di un'impetuosa Gaetana. Gli anni 50 sono gli anni del sogno americano, gli anni delle vacanze romane di Audrey Hepburn e delle sensuali pose di Marilyn Monroe, gli anni del boom economico e della ripresa del mondo in seguito alla guerra, gli anni delle speranze ritrovate e delle scoperte che avrebbero cambiato il secolo. Sono gli anni in cui Domenico Modugno conquista il pubblico sanremese con la sua Nel blu, dipinto di blu. Gli anni di Claudio Villa, Fred Buscaglione e del quartetto Cetra. Gli anni in cui Bobby Solo e Little Tony imitano il loro beniamino Elvis Presley facendo innamorare le giovani del decennio. E le dive d'oltreoceano ammaliano con i film hollywoodiani gli spettatori di tutto il mondo.
La pubblicità televisiva inizia nel 1957 con uno spazio di circa 10 minuti ed è chiusa in un contenitore che si chiama Carosello. Sono gli anni in cui inizia Canzonissima, spettacolo di comici, soubrette, sketch, balletti e una gara di canzoni abbinata alla Lotteria di Capodanno, che successivamente verrà ribattezzata Lotteria Italia. Monsanto si è da sempre distinto per il suo essere all'avanguardia rispetto a tutti gli altri paesi della Valdelsa e ciò lo ha reso uno dei centri di attrazione più allettanti per tutti gli abitanti dei paesini limitrofi. Don Ugo desiderava trasformare il teatro in cinema e la sua mamma gli regalò un proiettore. Fin dai primi anni 50 venivano proiettati tutte le settimane i film della San Paolo. Il cinema era arrivato a Monsanto ed era stato allestito nella sala di compagnia. Sopra il palco era stato montato un telo bianco e dalla parte opposta della stanza il bonfa, issato su una sorta di fin pinnacolo, si occupava della proiezione del film in virtù di operatore cinematografico. Uno dei primi film proiettati fu Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini. La proiezione dei film diventò presto uno degli eventi più attesi della settimana. Alla proiezione di questi film partecipavano, oltre agli abitanti di Monsanto, anche un bel gruppo di persone della vicina frazione di Cedda, che venivano a piedi di notte attraverso i boschi, percorrendo circa 3 km di distanza. L'era del cinema a Monsanto terminò con l'avvento della televisione. La televisione si accende in Italia il 3 gennaio del 1954. La prima televisione a Monsanto fu acquistata e messa nel circolino. A causa però delle gran quantità di persone che vi si ammassavano per guardarla, fu spostata nella sala di compagnia. Ogni fine settimana tutto Monsanto era inchiodato davanti alla TV per vedere gli sceneggiati televisivi. Tra i più gettonati, La Cittadella, Il Mulino del Po e Belfagor, il fantasma del Louvre. Con il passare degli anni, poi, si aggiunse ai teleromanzi l'immancabile Lascia o raddoppia del mitico Mike Buongiorno, che ogni sabato sera, spostato poi al giovedì sera, incollava le persone davanti allo schermo televisivo. Anni 60. In televisione, Studio 1 è condotto dalla Grande Mina a partire dal 1961. La sigla era la leggendaria Dada Umpa, cantata dalle gemelle Kessler. Con 24.000 baci di Celentano, il rock and roll sbarca a Sanremo e negli anni in cui iniziò il turismo di massa nacque il filone delle canzoni da spiaggia. Lo inaugurò Legata ad un granello di sabbia, cantata da Nico Fidenco nel 1961. Poi lo specialista divenne Edoardo Vianello. Chi non ricorda con le pinne, fucile ed occhiali, bronzatissima, e siamo i battussi. Ci furono poi molti cantanti di successo, come Gigliola Cinquetti, Patti Bravo, Massimo Ranieri e Morandi, che divennero protagonisti dei Musicarelli, i film musicali girati in poche settimane, nei quali giovani cantanti di successo interpretavano se stessi. Siamo in un decennio in cui il mondo è proiettato verso nuovi orizzonti. È il 20 luglio del 1969 quando Neil Armstrong mette piede per la prima volta sulla superficie lunare. Così si concludono gli anni 60, con un piccolo passo per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Negli anni 60 la regia della compagnia dei ragazzi più grandi era passata a Silvana, con la supervisione della signora Teresa. In quegli anni vennero rappresentate altre due commedie, La Monella e La Sora Nena, e tra una prova e l'altra i giovani attori erano soliti ritrovarsi nella stanzina per ascoltare gli LP dei loro cantanti preferiti, nel giradischi messo a disposizione dal parroco. La signora Teresa era la maestra di scuola dei bambini di Monsanto, conosceva la musica e pensò di preparare con i suoi alunni lo spettacolino di Natale. Il pomeriggio del giorno di Natale, i bambini recitavano le poesie e intonavano i canti natalizi, sotto lo sguardo ammirato ed emozionato dei propri genitori.
che batticuore prima di entrare in scena. Il Natale è un periodo ricco di tradizioni ed ecco la tradizione che si tramanda a Monsanto fino ai giorni nostri, quella dello spettacolino di Natale. Non c'è bambino a Monsanto che non abbia calcato quel palco, che non abbia detto almeno una poesia, cantato o ballato il giorno di Natale. Andare a vedere lo spettacolino di Natale è un modo per ritrovarsi, ridere insieme e fare comunità, un modo per sentirsi una grande famiglia. Negli anni 70 esplodono la creatività, la voglia di progresso a tutti i costi. I colori dei tessuti fioriti e i jeans a campana rappresentano la nuova tendenza che si identifica negli hippie, movimento pacifista che accoglie tra i suoi proseliti schiere di giovani. In Italia è il momento del boom dei quiz televisivi, è il momento dell'ombelico di Raffaella Carrà e del suo tuca tuca tuca. Bud Spencer e Terence Hill, Mogol e Battisti sono le coppie cult che si affermano nella seconda metà del decennio. Claudio Baglioni con la sua maglietta fina e Renato Zero con il suo triangolo no valgono il prezzo del biglietto della musica anni 70. Quando la signora Teresa non poté più seguire i bambini, continuò la Beatrice, aiutata da Anna Maria, ad insegnare ed a mettere in scena gli spettacolini di Natale dei bambini. E successivamente anche Stefano, con la sua chitarra, accompagnava le voci dei piccoli attori in erba. Il palco aveva però bisogno di un restyling ed ecco che il Bonfa, Franco e Tonino si mettono di buona lena e rinforzano il tavolato di legno. Costruiscono nuove quinte e aggiungono dei faretti, rinnovando tutto l'impianto elettrico. Anche la platea diventa più accogliente. La sala di compagnia si arricchisce di sedie in legno, tutte in fila, numerate, approfittando dell'occasione che il Cinema Italia stava sostituendo le poltrone nella propria sala cinematografica. Tutto è pronto per una nuova avventura e a Monsanto, sotto la sapiente guida della Gabriella Cocchi, prende vita una nuova compagnia teatrale che nel 1975 mette in scena 77 lodole e un marito. La compagnia era formata da Luisa, Stefania, Cecilia, Beatrice, Giorgio, Giampiero, Mauro, Gianfranco, Daria, Luigi e Antonio. I primi spettacoli venivano fatti nella sala di compagnia. Poi, visto il successo, la compagnia teatrale iniziò a recitare all'aperto, perché la sala non era più sufficiente per ospitare tutta la gente che veniva a divertirsi e a fare festa con tutti i nostri ragazzi e la nostra comunità. Negli anni Ottanta cresce il progresso in campo tecnologico e con esso il modo di vivere e di lavorare nella società moderna. Nascono i primi computer, i CD, e la competizione tra i media televisivi. La neonata Canale 5 darà del filo da torcere a Mamma Rai, costringendola a rivedere simboli e palinsesti per adeguarsi alla concorrenza. Ricordiamo i programmi di successo di quegli anni. Drive-in, Il pranzo è servito, Super Gulp, Quelli della notte, Disco Ring, Fantastico, 90° minuto. È il decennio della fioritura dell'alta moda. I grandi stilisti come Armani, Valentino, Missoni, Crizia, Versace invadono tutto il mondo con i loro abiti firmati. Unica certezza, la grande ondata musicale di quegli anni, che raggiunge grandi exploit di vendita e la nascita del fenomeno dei videoclip. E allora arriva il momento dei grandi cantautori italiani. Battiato, De Gregori, Lucio Dalla. E arrivano i campioni stranieri. I Pink Floyd, i Police, Madonna, Bruce Springsteen e Michael Jackson. L'Italia vince i mondiali nel 1982. Correva l'anno 1982 e la compagnia stava per partecipare ad un concorso teatrale. Alla compagnia mancava il nome e Gabriella scrive così ai suoi ragazzi: «L'importante è partecipare, non vincere. Quindi, nel caso decideste di concorrere, non vi fate illusioni, così non avrete delusioni. E chissà.
non mettiamo mai limiti alla divina provvidenza. Per il nome della compagnia suggerirei i ragazzi della Paneretta o i ragazzi di Monsanto. Ma voi cercatevene uno più bellino ed originale, tipico dei vostri posti, tipo, non saprei, il Galestro o l'Iris, tanto per fare un esempio. Forza, siete ragazzi in gamba e i numeri non vi mancano. Firmato Gabriella. Gabriella Cocchi. Uno dei primi ricordi che ho della mia infanzia è la festa della Rificolona, fatta sull'aia del castello della Paneretta nel Ferragosto del 1975. Quelle bellissime Rificolone colorate ed illuminate dall'interno si sono impresse nella memoria, rimanendo vivide e luminose fino ad oggi. A costruire quelle meraviglie di carta velina fu Nello Fani, persona squisita che ancora oggi ricordo con grande affetto. Riusciva sempre a costruire con nulla praticamente di tutto, caratteristica che agli occhi di un bambino della mia età lo faceva apparire praticamente magico. Nello Fani era il babbo di Gabriella Cocchi, che organizzò quella splendida festa in quella calda serata di agosto. Ricordo quei momenti per testimoniare di come Gabriella, con la sua famiglia, si fosse subito integrata con la nostra comunità, portando da fuori una ventata di freschezza e vivacità. Con la sua passione per la commedia in vernacolo fiorentino, ha sempre contagiato tutti i giovani di Monsanto, seguendoci per oltre 30 anni, sempre attiva, sempre con idee nuove e pronta a tuffarsi in ogni copione che ci trovavamo davanti. In pratica, ha seguito tutti i bambini e i ragazzi di allora che sono divenuti i genitori di oggi. Ricordo come ero emozionato prima che il sipario si aprisse. Ero in prima fila, ero piccolo e già sentivo l'emozione di una prima teatrale. Ricordo le risate delle persone che coprivano le battute dei ragazzi, l'orgoglio che si provava quando seguivamo la compagnia di Monsanto in trasferta. E tutte quelle emozioni ho avuto la fortuna di poterle provare stando al di qua del sipario, entrando a far parte di quelle storie incredibili e avendo ovviamente la fortuna di poter essere diretto dalla Gabriella. Crescendo con Vittorio, il suo figlio minore, ho sempre frequentato la famiglia Cocchi fin da piccino e in tutti questi anni posso dire di aver conosciuto bene Gabriella, Vinicio ed Antonio. Ho sempre amato stare in loro compagnia. Arte, musica, politica, con loro c'era sempre qualcosa da fare o di cui parlare. Ma di una cosa posso dire con certezza: di sentirmi veramente orgoglioso. Essere riuscito con gli altri ragazzi a mettere in scena una delle commedie preferite della Gabriella e che non era mai riuscita a realizzare, Il gatto in cantina. Mettere il gatto in cantina è un'esperienza assai saggio. Non scorderò mai il suo sorriso e la luce nei suoi occhi quando ci abbracciammo una volta chiuso il sipario della prima del 1996. Quel momento lo porterò dentro di me per sempre. Era questo Gabriella Cocchi, una persona disponibile, sempre sorridente nonostante gli acciacchi e ricca di idee nuove. E ovviamente non dimentichiamoci di tutte le coppie che in questi anni si sono formate grazie alle sue commedie: Gianfranco e Stefania, Le Arche e Anna Maria e per ultimi io e Elisabetta. Questo dimostra che le emozioni condivise su un palcoscenico sono così profonde da unire due persone sia in amicizia che in amore, e questo Gabriella lo sapeva benissimo. Mi piace pensare a lei non al passato, ma al futuro. Mi piace pensare alle prossime commedie e a come la sua presenza sarà ancora palpabile e rassicurante. Mi piace pensare a lei che sotto colorate Rificolone balla sull'aia della fattoria con tutta la vita davanti. Hai ascoltato la storia della compagnia di Monsanto. Letto da Irene Gonnelli, Elisabetta Messini, Laura Lazzerini, Stefania Brogioni, Cristina Lazzerini, Paolo Lazzerini. Il progetto Se tu sapessi è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Chianti Banca. La compagnia di Monsanto ti ringrazia per l'ascolto.